si è conclusa con l'omaggio musicale al Palapartenope intitolato «I sto vicino a te», la giornata tributo per Pino Daniele organizzata ieri, nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni. Insieme al fratello Nello Daniele, che ha aperto il concerto in un teatro gremito dai fan, si sono esibiti Insuavitabile, Eugenio Bennato, Pietra Montecorvino, Peppe Lanzetta, Teresa Desio, Francesco Baccini. Presenti tanti artisti ed amici che hanno avuto la fortuna di conoscere il grande cantautore napoletano. C'è questo legame chiaramente sia con Pino, perché siamo stati compagni di casa discografica per diversi anni alla CGD, quando lui arrivò con il periodo dello Scarafone, e io ero appena arrivato lì, nel mio periodo delle donne di Modena. E poi siamo diventati amicissimi con Nello, che proprio per me è veramente un fratello. E allora Nello a un certo punto mi dice: dai, vieni, io poi in combinazione ho scritto questa canzone che sarà nel disco nuovo, e insieme ad Andrea Rivera, che è un cantautore romano, quindi un romano, un genovese, penso questa canzone dedicata a Pino, che presento in anteprima qua stasera. Sono anche un po' emozionato perché è la prima volta che la canto davanti a della gente, perché l'ho scritta a casa, quindi per adesso l'ho cantata solamente sul mio piano di casa. Un'emozione e sentimenti contrastanti, una grande tristezza, perché l'ultima volta che sono venuto qui ero in concerto, nel concerto di Pino, e quindi adesso è cambiato tutto. Però quello che non è cambiato è questa grande dimensione artistica, vorrei dire storica, di Pino, che ha scritto dei classici napoletani in un linguaggio completamente nuovo, da un punto di vista di testo e da un punto di vista di, vorrei dire, di melodie, di armonie. Una giornata piena che segna in modo anche formale e per sempre il legame tra Pino Daniele e la città di Napoli. Il 2015 sarà ricco e pieno di Pino Daniele. Abbiamo avuto cantanti di fama mondiale di livello enorme, ma raramente un cantante è stato l'interprete di un cambiamento. Pino Daniele ha interpretato il cambiamento di questa città, è stato il primo a portare il suono nuovo di questa città all'attenzione del mondo. Questa è una cosa che noi non perderemo mai e che non dimenticheremo mai.